se no. Ai microfoni di Full Series TV, un altro ospite, uno dei protagonisti della categoria Elite, con me adesso, oggi, Yuri Maricenko. Ciao Yuri! Ciao, ciao! Come sta andando Yuri? Raccontaci, sei primo adesso in classifica? Sì, sta andando abbastanza bene, però ancora ci sono due workout, quindi fino alla fine do il mio massimo e speriamo bene. Questo workout sarà abbastanza pesante, forse uno dei più pesanti, insieme al primo ovviamente, e poi non sappiamo ancora cosa ci aspetta, certo, in finale, però sarà tosto. Ricordiamo che il WOD che andrà a fare Yuri sarà quello che stanno già facendo ora i ragazzi, che è il chipper. Sì. Ricordiamo, vediamo un po' se mi ricordo bene, che sono 9 clean and jerk, sì, giusto? 10? 15, 15 è vero? 21 box jump over, sì, giusto? 15 handstand push up, 9 burpee muscle up, un minuto riposo e ritorno. E comeback e ritorno. Lei ha provato questo, Yuri, al box? Hai avuto tempo di provarlo? Sì, l'ho provato, non tutto, però l'ho provato sia l'andata che il ritorno e È bello tosto, bisogna gestirlo molto bene, perché il giro di ritorno soprattutto si fa sentire, esatto, si fa sentire, le gambe soffrono. E senti, allora andrei ad affrontare il sesto WOD nei fatti 5, sì, quello con cui veramente hai dovuto un po' penare, quello che è stato più faticoso e quello invece che ti ha divertito di più fino a questo momento? Allora, più faticoso dal punto di vista fisico è stato il primo, poi ho avuto un po', diciamo, un po' di sfiga, perché lì contavano tanto le transizioni, mi sono inciampato proprio ai primi double under, okay, e quindi ho perso lì 10-15 secondi che alla fine mi hanno costato un po', però sì, sono riuscito a tenere la botta, diciamo, e rimanere in una buona posizione. Invece dal punto di vista psicologico è stato difficile workout complex di snatch, perché ovviamente lì ci sono tante ripetizioni, quindi alla fine, se facciamo conto, sono 10 accosciate con il peso sopra la testa, e è abbastanza rischioso, è molto facile sbagliare il peso, perché abbiamo visto ieri un sacco di ragazzi che probabilmente erano più forti di me nello snatch, parlando di una rem, però hanno sbagliato probabilmente la strategia, il peso, hanno caricato troppo e quindi alla fine magari hanno fatto il peso più basso che potevano fare, ma non perché hanno sbagliato semplicemente la strategia. Ricordiamo che era un WOD abbastanza veloce, perché erano 6 minuti circa. Sì, 6 minuti. Quante volte sei riuscito a provare il massimale? Ho fatto primo tentativo a 100 e ho sbagliato primo overhead squat, poi ho rifatto tutto il complex, l'ho chiuso, poi a 103 e ho fatto squat snatch, hang squat snatch, poi il secondo l'ho fallito e mi sono fermato a 100, che alla fine era un risultato abbastanza alto e mi è bastato a recuperare parecchie posizioni e punteggi. Perfetto, noi l'abbiamo ripreso e l'abbiamo visto dal vivo, ragazzi, insomma è stata una bella sfida quella del complex, appunto come diceva Yuri, 6 minuti per cercare un RM, insomma era abbastanza sfidante come cosa. Insomma, adesso quando è che voterai il sesto WOD della giornata? 11, scusate, alle 13:40 circa, quindi abbiamo ancora quasi 2 ore e tra un'ora circa si comincia piano a muovermi, a scaldarmi. Senti, tu sei stato uno di quelli che ha nominato Robby Crazy di quelli favoriti, perché non so se tu sai che un po' si sono autoeliminati per vari infortuni, poverini. Sì. Insomma, tu sei tra quelli che resiste. Sono riuscito ad arrivare. E tra l'altro nel complex eravate anche abbastanza vicini. Con Robby, sì, eravamo, sì, di fianco. E poi tra l'altro lui prima di questo workout era... E anche dopo è rimasto sopra di me nella, sì, classifica overall, però purtroppo per lui non è riuscito, secondo me, a fare quel peso che puntava a fare e ha
perso un po' di punti, diciamo, però c'è tempo di recuperare, che dici, insomma? Speriamo. Vediamo. Speriamo. Senti, i tuoi, chi è che temi? I tuoi avversari, chi è che temi un po' di più per la classifica? Ma qualcuno che temo, diciamo, cioè direi che non c'è, però perché in realtà sono tutti, certo, forti e il livello è molto alto, quindi cerco di seguire il mio piano e fare quello che devo fare e spero che andrà bene per tutti, perché alla fine dovremmo fare tutti un bel show per gli spettatori, certo, e impegnarsi tutti. Senti, è la prima volta che gareggi qui alle Full Series? No. Ah. No, infatti è una bella storia perché è la prima gara che ho fatto nel 2018, sono arrivato 15° overall alla fine, poi nel 2019 4°. Chissà. E quindi chissà non come, diciamo andrà, nulla. Come andrà quest'anno. Ok, noi Yuri ti facciamo un grossissimo bocca. Dove ti alleni? Sì, è vero, ricordiamo, chiediamolo a Yuri, dove ti... Mi alleno a Bologna e a CrossFit Felsen. Salutiamo i ragazzi del box, sicuramente ti stanno, ciao, vedendo. Ragazzi. Ti rifacciami un bocca al lupo. E Yuri, insomma, chissà cosa succederà durante la giornata, magari ci vediamo al finale della giornata, per chi